Ciao e bentrovato. Ti presento l'unica opera a soggetto biblico, Cristo in casa di Marta e Maria, del pittore olandese Vermeer. La sua firma è possibile vederla in basso sullo sgabellino sul quale è seduta Maria. Ecco qua la firma. Eccoti nell'atmosfera calda e familiare della casa di Lazzaro di Betania, in cui subito vieni coinvolto nel dialogo che si sta svolgendo. Spesso vediamo Gesù che gradisce l'amicizia delle due sorelle Marta e Maria e si reca sovente nella casa appunto di queste persone. E questo vuol dire che Gesù desidera andare nella casa, nella tua casa, entrare e incontrarti nella tua intimità, lì dove sei te stesso, senza alcuna maschera. L'autore ci presenta l'episodio raccontato da Luca al capitolo 10 del suo Vangelo. Nella scena, come puoi ben vedere, non è presente il fratello, vale a dire Lazzaro, e ci sono solo pochi elementi che ci permettono di identificare la casa. Questa è una scelta da parte del pittore perché vuole sottolineare, vuole focalizzare l'attenzione nel dialogo tra i personaggi rappresentati. Vediamo qui in alto, in piedi, Marta rappresentata con delle braccia vigorose e laboriose e rese evidenti dal colore candido bianco della sua camicia, che se guardate bene richiama il colore della tovaglia, cioè bianco, e il corsetto che porta addosso giallo richiama il cesto con il pane che tiene tra le mani. Il pittore ha voluto così sottolineare che Marta, questa energica donna, fa tutt'uno e tutt'uno con il lavoro che sta svolgendo. Infatti, ci dice il testo di Luca, era tutta presa dai molti servizi. Marta è ospitale, premurosa, si dà senza calcolo, però più che occuparsi delle cose, possiamo dire si preoccupa, è dominata dalle cose al punto da diventare nevrotica, non riesce a stare ferma. Spesso questo, come per Marta, ma soprattutto per noi, è un sintomo di un vuoto da colmare per sentirsi accettati dagli altri, è un modo per dimostrare un bisogno che abbiamo di dimostrare agli altri e a noi stessi che valiamo qualcosa. Forse anche tu scopri come Marta, che sei sempre di corsa, sempre avanti e indietro per accontentare tutti, forse per riempire dei vuoti che invece prendendoli in considerazione potrebbero rivelarsi dolorosi. Marta rincalza il Signore e gli dice: Signore, non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Parole che rivelano un certo fastidio per il comportamento della sorella. Lo confronta con il suo, lo confronta con i propri parametri, le sue vedute. Forse anche tu spesso sei infastidito dal modo di fare degli altri perché non corrisponde al tuo. Ed ecco Maria qui rappresentata in basso. Ci provoca con la sua posizione. Infatti il suo braccio e la sua gamba sono come uno schermo che dirige il nostro sguardo verso il centro, l'oggetto della sua attenzione, vale a dire Gesù. E poi notiamo i suoi piedi nudi che sbucano dalla penombra di gusto molto caravaggesco, che le donano un tocco di umiltà e soprattutto di intimità con Gesù. Anche la stessa scelta cromatica rivela questa identificazione, questo voler somigliare al suo maestro. Infatti, il colore blu della sua gonna richiama il blu del mantello, del manto di Gesù. E questo a indicare che Maria vuole somigliare, vuole identificarsi con Gesù. Infatti il testo ci dice che Maria, seduta ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. È orientata verso Gesù, vive della sua parola, si fida di lui. Non è facile ascoltare. È più facile parlare, tutti parlano e poche persone ascoltano. In realtà l'ascolto è un segno di fine attenzione, ascoltare la persona che ci sta davanti, guardarla negli occhi. E la postura di Maria richiama quella di un bambino seduto che è interessato, che è attratto dal racconto di un adulto. Questa accoglienza disarmante e disarmata è una sfida per le nostre corse caotiche.
Se guardate bene, la scena è vista dal basso verso l'alto, perché l'autore è come se ci volesse dire che la prospettiva giusta è quella di Maria. Infatti, Gesù, rivolgendosi a Marta, le dice: Marta, Marta, tu ti affanni e ti preoccupi per molte cose, una sola è la cosa necessaria. La ripetizione del nome indica un dolce rimprovero da parte di Gesù, un invito cioè a valorizzare ciò che veramente conta e importante nella vita. La vita è un cammino che ha bisogno di pause, ha bisogno di momenti di respiro, di silenzio, di contemplazione, di rifornimento, allo scopo appunto poi di poter riprendere il cammino con più slancio. Le due sorelle, quindi abbiamo detto che sono diverse, in realtà entrambi hanno lo sguardo fisso su Gesù. Lo stile di Marta è il servizio, lo stile di Maria è la contemplazione, cioè rappresenta coloro che si siedono, coloro che contemplano, coloro che pregano. In realtà non sono così antitetici questi due atteggiamenti, ma l'uno è funzionale all'altro. Il silenzio, la preghiera, il fermarsi portano all'azione. Quindi è un invito a sedersi come Maria per poter essere operosi come Marta. Fermati, fai pace. Soltanto ai piedi di Gesù il nostro spirito si riposa. Ferma la sua corsa, si placa. Ai piedi di Gesù non puoi sentirti solo. Ascoltando Gesù si fa luce dentro di te. Allora sento di lasciarti questo consiglio. Apri il Vangelo, leggilo con calma, lascialo entrare dentro di te senza interferire, senza volerlo capire a tutti i costi. Resta lì per qualche minuto, anche in mezzo al turbinio dei tuoi pensieri, dei tuoi desideri. Resta lì tranquillo e ringrazia. La forza di ogni azione buona ha la sorgente in Gesù e nelle sue parole, e la preghiera costante e fiduciosa non è altro che l'atteggiamento così dolce, così tenero di Maria che si siede ai piedi di Gesù. Non lasciarti sfuggire un'occasione che per te potrebbe essere vitale. Permetti a Dio di parlarti e di entrare nella tua vita. Grazie ancora per la tua attenzione e arrivederci al prossimo video.